Il Libero Consorzio Comunale ha provveduto ad assicurare anche per l'anno scolastico 2014-2015 i servizi in favore degli alunni disabili che frequentano gli istituti di scuola media superiore della provincia. Il servizio igienico personale per gli studenti con grave handicap psicofisico è già stato attivato attraverso le scuole superiori della provincia, mentre sono aperte le procedure per il servizio specialistico di autonomia e comunicazione, direttamente gestito dall'ente attraverso strutture esterne in possesso di caratteristiche definite dall'apposito avviso pubblicato sul sito www.provincia.agrigento.it nella sezione primo piano. Il libero consorzio ha provveduto lo scorso 18 settembre a rimodulare i servizi offerti e ad aggiornare il registro provinciale degli enti autorizzati per assicurare l'assistenza ai soggetti disabili. Gli enti interessati devono far pervenire un apposito plico contenente la documentazione entro le 11 dell'8 ottobre a mezzo raccomandata alla ex provincia regionale. È altresì facoltà degli enti interessati la consegna a mano dei plichi esclusivamente presso la sede di Piazza Aldo Moro numero 1 ad Agrigento. Il commissario straordinario Benito Infurnari ha incontrato il colonnello Mario Mettifoco, nuovo comandante provinciale dell'Arma dei Carabinieri. Infurnari ha rivolto a Mettifoco un saluto di benvenuto a nome dell'ente e un augurio di buon lavoro per il nuovo incarico. Nel corso dell'incontro, il commissario e il colonnello hanno parlato delle complessità socio-economiche del territorio provinciale. Il commissario Infurnari ha assicurato la massima disponibilità istituzionale a continuare un percorso di collaborazione tra i vari organi dello Stato per la difesa della legalità e la massima trasparenza dell'azione della pubblica amministrazione. All'incontro erano presenti anche vertici della Polizia Provinciale, il comandante Vincenzo Giglio. Continuano ad arrivare al Libero Consorzio Comunale le adesioni all'appello lanciato dal commissario straordinario Benito Infurnari per l'acquisizione pubblica dell'immobile appartenuto alla famiglia di Leonardo Sciascia a Racalmuto. Si tratta dei comuni di Grotte e Castrofilippo che hanno deliberato un intervento economico, il primo di 1.000 e il secondo di 500 euro, per consentire l'acquisto dell'immobile. La richiesta fatta nel mese di agosto dal commissario Infurnari nasce dalla necessità di scongiurare una vendita a soggetti privati che possano snaturare i luoghi raccontati dallo scrittore Leonardo Sciascia in sue diverse opere ed è finalizzata alla creazione di una casa museo dello scrittore racalmutese. Infurnari confida in un'adesione ancora più numerosa nei prossimi giorni, a testimonianza del reale interesse delle istituzioni provinciali verso uno dei più grandi scrittori italiani del Novecento, figlio della nostra terra, conosciuto nel mondo oltre per i suoi romanzi, anche per il suo grande impegno civile in favore della Sicilia. Sentiamo l'intervista all'assessore del comune di Racalmuto, Salvatore Picone. Qui siamo al Circolo Unione di Racalmuto, che è una tappa fondamentale dei luoghi cari a Leonardo Sciascia, un circolo fondato nel 1836, che ha rappresentato e rappresenta ancora in certi aspetti, ma soprattutto nel passato, l'anima civile di questo paese, come in ogni paese siciliano. Un circolo che vanta la presenza tra i soci, dove ha avuto tra i soci proprio lo scrittore Leonardo Sciascia, che di questo circolo e della vita dei personaggi di questo circolo ne ha scritto, e soprattutto nelle parrocchie di Regalpetra, in quel capitolo dedicato al circolo della Concordia. Questo circolo negli ultimi anni è stato, come dire, recuperato e a salvaguardia della memoria di questo luogo. Proprio recentemente il comune di Racalmuto, assieme alla regione siciliana, hanno chiesto all'IM, al centro di documentazione della memoria e del restauro della regione, di considerare tra i luoghi di Sciascia e Racalmuto questo circolo uno dei luoghi della memoria, tant'è che appunto proprio la regione ha dichiarato il Circolo Unione luogo dell'identità siciliana, proprio perché la figura di Leonardo Sciascia è molto legata al Circolo Unione.
nel recente passato, anche oggi, il circolo ospita iniziative culturali di grande spessore, mostre, e soprattutto aiuta i giovani a sostenere l'arte e il coinvolgimento della popolazione. In questo momento il circolo ospita la mostra di un giovane artista di Ragalmuto, socio del circolo, Simone Stuto. È una mostra di acqueforti, di acquetinte, di incisioni. E nel 25esimo della scomparsa di Leonardo Sciascia, questo circolo non poteva non ricordare lo scrittore con l'aiuto e il sostegno che il circolo e il comune di Ragalmuto e il consorzio, il libro consorzio della provincia di Agrigento hanno dato a un giovane che si affaccia al mondo dell'arte. Le incisioni e le arti figurative in generale, lo sappiamo, erano una delle tante passioni di Leonardo Sciascia. Allora questo è un modo per ricordare lo scrittore scomparso 25 anni fa. Questa è la sala biliardo, quindi è diventata una sala museo dove si espongono in mostra permanente tutti i cimeli che conserviamo della storia del circolo e di Leonardo Sciascia. Ovviamente quando ospitiamo altre iniziative tutto il materiale viene messo da parte, ma quello che rappresenta ancora il tuffo nel passato e il tuffo nelle pagine di Sciascia è la sala conversazioni, la sala che ancora oggi è rimasta intatta agli anni 40 e agli anni 50, la sala dove si conversava e si conversa tutt'oggi sui temi della politica, sui temi civili e, come dice Sciascia, come scrive Sciascia, dove si parlava anche di donne, perché il circolo è stato, soprattutto nel passato, un luogo prettamente maschile. Oggi però queste sale sono aperte anche alle donne e ai giovani. Qui troviamo il presidente del Circolo Unione, Francesco Marchese, che ci racconta il rapporto tra questo circolo, dei soci di questo circolo, con il socio Leonardo Sciascia. Sì, lo scrittore Leonardo Sciascia aveva un buon rapporto con il Circolo Unione, almeno per racconto, perché all'epoca io non ero socio, lui veniva qua assieme agli amici e si sedeva in queste poltrone, in quella specialmente nel divano, e conversava con un vecchio socio che nelle parrocchie di Regalpetra è chiamato Don Ferdinando Ciuppia. Qui conversava di tutto con gli amici. So che allora lui era molto attaccato alle letture di qualsiasi romanzo. Veniva qua e consultava, che qui in questa libreria abbiamo la raccolta della rivista che il circolo dal 1865, l'illustrazione italiana, ha raccolto in volumi e risale dal 1865 al 1959. Lui veniva qua ogni tanto, consultava qualche volume e poi si serviva per fare alcuni suoi scritti. Lui passava il tempo al circolo quando poteva, però faceva delle passeggiate con gli amici qua nel corso, e le tappe principali della sua passeggiata erano il bar Parisi, che andava a prendere la granita chiamata al limone, poi andava dal signor dal calzolaio, no calzolaio, rivendita di scarpe, che era un suo ex compagno di scuola, andava alla farmacia di Burruano. Questi erano i punti che lui andava a cercare. Poi quando, non so, stava un'ora, due ore qua a passeggiare con gli amici, al circolo a conversare, poi ritornava, specialmente in estate, ritornava nella sua campagna alla Contrada Noce. E qui la Contrada Noce era il luogo preferito da lui per scrivere i propri libri. Che posso dire? Lui era una persona che non amava tanto il parlare, facile. Solo che quando conversava, alle domande rispondeva con tanta perizia, e quindi
era un personaggio che sembrava schivo, diciamo così, a prima vista, ma poi nelle conversazioni lui si apriva molto. Per il componente del circolo, Ciacia all'origine era un giovane che scriveva, però nessuno poteva capire in quel momento cosa doveva diventare Leonardo Ciacia. Però molti dei suoi amici lo tempestavano sempre di domande sulla politica, sulla letteratura e su tante altre cose, perché capivano che era un personaggio abbastanza intelligente e arguto nelle argomentazioni. Per la popolazione, certo, all'inizio nessuno poteva immaginare che Leonardo Ciacia potesse diventare uno scrittore famoso, ma poi col tempo anche i racalmutesi sono accorti alla valenza di questo personaggio. Ma con il racalmutese, diciamo, solo quando passeggiava, lo salutavano, lo chiamavano professore, perché qua tutti diciamo, basta avere un diploma, lo chiamavano tutti professore. Lui in effetti fu maestro perché ha insegnato qualche anno e quindi lo salutavano, buongiorno professore, buongiorno. Lui si fermava e difatti lui osservava e si faceva raccontare certe storielle del racalmuto. E uno che lo vedeva si fermava con chiunque, molti andavano lì da lui a portare dei libri per vedere, ognuno scriveva, no? Volevano un parere dello scrittore. Lui prendeva i libri, però non so se rispondeva poi ad ognuno, solo che una volta discutendo di questo lui ebbe a dire: sì, fa piacere che tutti scrivano al racalmuto, però il guai è che tutti vogliono pubblicare. In occasione dei 25 anni della scomparsa di Leonardo Sciascia, ovviamente Racalmuto ne ricorderà la memoria, il pensiero e le pagine. E lo farà con la Fondazione Leonardo Sciascia, un'istituzione importante di questa terra, e il comune di Racalmuto. Ricorderemo lo scrittore a fine novembre con una serie di iniziative. Un'iniziativa intorno al 15 sarà dedicata a Sciascia e le scuole della provincia di Agrigento. Sarà presentato anche un evento importantissimo, vale a dire la prima edizione del premio Leonardo Sciascia riservato alle scuole, organizzato dalla Fondazione Sciascia in collaborazione con la Fondazione Federico II di Palermo e voluto, soprattutto sostenuto, dal Presidente dell'Assemblea regionale siciliana. Ricorderemo lo scrittore anche in tutto il mese di novembre con altre iniziative che si stanno organizzando proprio in questi giorni. Saranno celebrazioni che continueranno tuttavia per tutto l'inverno, perché questo importante anniversario ci fa riflettere sull'importanza delle pagine che ci ha lasciato questo scrittore e soprattutto per ricordare a tutti che il pensiero e l'opera di Leonardo Sciascia sono di un'attualità a volte anche imbarazzante. Ho l'impressione che la mia nascita sia posteriore alla mia residenza qui, risiedevo qui e poi vi sono nato. Sciascia ha fatto sua questa frase di Borges parlando della sua nascita a Racalmuto. Questa è la casa dove è nato lo scrittore l'8 gennaio del 1921, una casa nel cuore del centro storico di Racalmuto, a due passi dalla casa dove poi ha vissuto con le zie e con la famiglia e dal santuario dedicato a Maria Santissima del Monte. In questa lunga scalinata, la seconda settimana di luglio, si svolge una rutilante fiesta spagnola, come appunto la definì Sciascia, paragonandola alla fiesta di Pamplona, con il susseguirsi di iniziative folcloristiche e tradizionali come la presa della bandiera del cielo dei Borgesi nel cuore della piazza e la salita dei cavalli lungo questa scalinata che raggiungono l'interno della chiesa dove si conserva dal 1503 la statua gagginesca dedicata alla Madonna del Monte. E siamo nel luogo più caro a Leonardo Sciascia, alla famiglia Sciascia, dopo la campagna di Contrada Noce, dove lo scrittore ha scritto tutti i suoi libri. Questa è la casa di via Regina Margherita, ora via Leonardo Sciascia, dove lo scrittore ha vissuto sin da ragazzino con le zie, le famose zie dello scrittore, tanto importanti per la formazione culturale di Leonardo Sciascia. Casa
appartenuta al nonno dello scrittore Leonardo Sciascia Alfieri. In questa casa poi lo scrittore, tornando da Caltanissetta, dove si recava per andare a studiare, si stabilì con la moglie dal 44, quando si sposò con Maria Andronico. Nel 44 Sciascia lavorava all'ufficio dell'ammasso del grano, la moglie invece era insegnante, era maestra della scuola elementare di Racalmuto. Le scuole di Racalmuto che poi ospitarono, si può così dire, lo scrittore come maestro dal 1949 al 1957. Alla fine degli anni 50, infatti, la famiglia Sciascia dal piano superiore dove abitava si trasferì a Caltanissetta. Questa è una casa poi ereditata da un ramo della famiglia Sciascia che adesso può diventare un luogo della memoria, un luogo museale che conserva un periodo importante della vita di Leonardo Sciascia, perché in questa casa lo scrittore riceveva le lettere di Pasolini, di Calvino, di Giulio Einaudi, di importanti scrittori intellettuali del tempo. Sono le lettere che oggi si conservano per lo studio degli appassionati e non solo, nella sede della Fondazione Leonardo Sciascia, che lo scrittore ha voluto a Racalmuto perché diceva: chi vuole studiare le mie carte deve venire qui, nel cuore della Sicilia. E questa potrebbe diventare tappa fondamentale dei luoghi della memoria, tappa fondamentale della strada degli scrittori, il percorso che unisce diverse comunità della provincia di Agrigento per un unico filo comune, legare gli scrittori, il turismo, l'enogastronomia alle pagine di Sciascia, di Camilleri, di Pirandello e di Tomasi di Lampedusa. Siamo nell'atrio del comune di Racalmuto, il vecchio convento delle Clarisse del 1600, poi nell'860 diventò sede del Palazzo di Città, e qui nella sala consiliare del comune di Racalmuto, nel giugno del 1981, Sciascia, in occasione della presentazione di una mostra dedicata a vecchie fotografie di Racalmuto, pronunciò questa frase importantissima che oggi diviene anche un po' il simbolo di quello che è il recupero della memoria, delle tradizioni, del passato, per guardare e per vivere un buon presente e soprattutto per guardare al futuro con occhi di libertà e di giustizia.